mio canale YouTube e soprattutto il mio canale Twitch, perché siamo in diretta e in diretta ci stiamo guardando la fase finale, gli ultimi minuti di questa finale ai supplementari di Europa League tra Villarreal e Manchester United, 1-1 in vantaggio Villarreal nel primo tempo, il pareggio di Cavani nella ripresa, partita che sta vedendo il Manchester United avere una supremazia territoriale, ma il Villarreal di Unai Emery, grande specialista dell'Europa League, sta dando davvero del filo da torcere e se si andrà ai rigori saranno 50 e 50. Unai Emery è un grande specialista anche da sfavorito delle finali di Europa League. Ma questa è una sera davvero speciale, una live davvero speciale perché gli argomenti sono tantissimi. In questi giorni, dopo la vittoria del Milan e, ahinoi, anche della Juventus domenica scorsa, quindi il passaggio in Champions League di entrambe le squadre, è successo davvero di tutto sul mercato, è successo davvero di tutto sulle panchine. Sono stati i giorni di Donnarumma, cioè i giorni dell'arrivo di Maignan, che ha in pratica confermato, come ha fatto lo stesso Paolo Maldini quest'oggi ufficializzando la partenza di Gigio, che il Milan cambierà portiere con tutto quello che ne è conseguito, le polemiche. Io ho ricevuto una sfilza interminabile di insulti perché mi sono permesso di ringraziare, salutare e fare un in bocca al lupo a quello che è stato al Milan un grande campione e è stato importante per il raggiungimento dell'obiettivo Champions League e che anche nel proseguo della sua carriera, secondo me, farà grandi grandi cose. Apriti cielo, i miei amici si sono incazzati con me, poi parleremo di tutto questo, parleremo di Conte e ci collegheremo, l'avevamo annunciato, con l'amico e collega Fabrizio Biasin. Naturalmente ci collegheremo con Fabrizio solo dopo la finale di Europa League, che io continuo a guardare con un occhio di riguardo. Se dovesse esserci qualche novità, naturalmente la commentiamo insieme. Per il momento il gioco ristagna a centrocampo quando siamo al 97esimo minuto. Un saluto a Mario Maynor, dice saluti, non scriverò molto stasera perché sto guidando il carro di Meg Magnan. Lo so, lo so. Ciao Maynor, che signore Maldini, dice Gianlu 22, bellissime le sue parole, che tra l'altro mi sono ritrovato molto nelle parole di Maldini, un po' in sintesi quello che avevo detto io nel video su YouTube, che ha fatto anche tantissime visualizzazioni. Adesso magari ve lo linkiamo. Un saluto Aloha Easy, bentornato Aloha, che fine avevi fatto? Buonasera Marco Inve05, buonasera Re del Circo, buonasera a The Wolf of Milan. CR6 dice dai Villa, anch'io faccio attivo per il Villarreal di Unai Emery. Buonasera Anse93, buonasera a Dario 111. Ho commesso un errore epocale questa sera perché non mi sono portato la mia classica bottiglia di acqua naturale. Grazie intanto a Tonio, nostro nuovo follower. Un saluto a Draxer. Samuele Nava, eccolo qua, lo ritrovo dopo mezz'ora, perché mezz'ora fa eravamo insieme sul suo canale Twitch in diretta. Abbiamo parlato dei movimenti di mercato di questi giorni e di quello che stava succedendo, e ci siamo dati appuntamento poi qua in live sul mio canale YouTube. Allegri, Allegri, Tonio Ami 97, Allegri ha, dopo aver avuto 2 anni di stop senza allenare, adesso ha 3 panchine, una più importante dell'altra, davanti a sé. E il suo obiettivo, il suo sogno è quello di sedersi su quella del Real Madrid, non c'è dubbio. Ma potrebbe non essere l'obiettivo del Real Madrid. E allora le alternative sono Juve, con l'addio di Paratici si spalanca la porta di Allegri, e Inter, perché Marotta sappiamo che ha un feeling particolare con Allegri e lo aveva già evidenziato come possibile sostituto di Conte un anno fa, quando Conte era sul punto di lasciare, il famoso incontro di Villa Bellini. Tant'è che anche qua abbiamo fatto un video in cui anticipavamo il divorzio di Conte a fine di quest'anno, anche in caso di scudetto. Re del Circo, ti piace il nuovo portiere? Poi parleremo di Maignan. Allora, mi piace Maignan, l'ho seguito nel Lille, che sapete abbiamo seguito insieme in questo giorno di ritorno, come la Liga. Però, 2 cose. La prima è che è un buon portiere, con delle buone potenzialità, e ha fatto già una grande stagione perché è stato determinante nella conquista del titolo, un titolo incredibile del Lille davanti al Paris Saint-Germain. Deve ambientarsi in Italia, deve ambientarsi nel Milan, e soprattutto uno forte come Donnarumma non c'è.
Quindi io l'ho sempre detto, a differenza di Çalhanoğlu, cioè chi arriverà al posto di Çalhanoğlu sarà probabilmente più forte di Çalhanoğlu, io l'ho sempre detto, chi arriverà al posto di Donnarumma sarà sicuramente meno forte di Donnarumma, perché lui è fortissimo e è cresciuto esponenzialmente in quest'ultimo periodo, oltretutto dando una sicurezza al reparto difensivo, una grande sintonia costruita con gli altri difensori del Milan, e lui era proprio il leader della squadra, lo ha detto anche Maldini quest'oggi, senza Ibra in campo il leader dalla porta era Donnarumma, oltre alle parate fenomenali che faceva. Quindi dire che quando leggo tantissimi milanisti, sì, via traditore, siamo contenti che vada via, perdiamo un portiere fortissimo, speriamo di non risentire nei risultati, però sicuramente perdiamo un portiere molto forte. Un saluto, ragazzi, mi state scrivendo in tantissimi e scorre veloce la chat, non riesco a leggerla. Allegri o Juve o Madrid costa troppo per l'Inter. Sì, è vero che Allegri costa abbastanza, però Allegri ti fa risparmiare, perché Allegri accetta di allenare tutto quello che ha senza avanzare troppe pretese. Intanto in questo finale di partita è il Villarreal che sta menando le danze, forse il Manchester è un po' stanco, siamo quasi alla fine del primo supplementare. Vediamo un po'. Via dai ricatti del pizzaiolo, eccolo qua, salamino da sugo. Sì, ma adesso ti dico una cosa, salamino da sugo. Dopo ringrazio per la gioia di Draxler tutti gli abbonati. Io ti dico una cosa, salamino da sugo. Adesso tutti siete contenti, ho visto. Via Raiola, ciccione, pizzaiolo, ignorante, via, via dal Milan, non ti vogliamo più, deraiolizziamo il Milan. Momento. Però spiegatemi una cosa. Donnarumma va via a parametro zero, e questo per le casse del Milan è un danno incalcolabile. Punto. Quando tu perdi un giocatore del valore di Donnarumma a zero è un grande danno, punto. Ma Çalhanoğlu va via a zero anche lui, e anche da questo punto di vista è un danno per le casse del Milan. Chi è il procuratore? Raiola? Che sì, che è a un anno e mezzo alla scadenza e vuole un ingaggio da 10 milioni minacciando di andare a zero. Chi è il procuratore? Raiola? No, questo perché voi vi siete intestarditi su Raiola, tutti, ma tutti i procuratori fanno uguale. Fanno tutti allo stesso identico modo. Vi ho fatto gli esempi di tre giocatori, tutti e tre al Milan, con tre procuratori diversi. Tutti e tre uguali. Un caloroso saluto intanto a Crisai, Iaghi, Live Lamps, Marcone Zlatan, Simu 12, Gianfranco, Massimo, Roberto Bava, Solidenni, Ray Flakes 13, Bruno Fisio, Tramon Vigno, Andri Bon 93, Draxter, Token Pride, The Wolf of Milan, Serginio 25, Miguelito Duma, Suprema 98, Ario 111, Il Gaucho 90, Rui Costa 72, Antonietta, Inava Samuele, Frankic e gli altri mi sono scappati via perché è andata troppo veloce la live. Siete tantissimissimissimi, grazie a tutti. Nel frattempo 103esimo minuto, grazie Mario che me l'hai copiati. Frankic 81, Ircom, Guitar Solo, Daniel Ox, Padamutis, Mario Rox, Lasto 54, Main Horner, Raffi Lux 89 e Lippo 88. Eccoli qua tutti i nostri abbonatori. Ricordatevi di fare l'abbonamento, rinnovare l'abbonamento, e se non ce l'avete fatelo, potete anche approfittare della sub gratuita con Amazon Prime, associando il vostro canale Twitch a quello di Amazon Prime, avete questa possibilità di fare una sub gratuita, quindi approfittatene. Andiamo rapidamente, siete tantissimi che mi state scrivendo, proviamo a stare dietro. Vediamo un po', Juventus fans dice, diciamo 99% Juve, parli per Allegri, sicuramente la Juventus e neanche l'Inter rimangono senza allenatore. Vediamo un po', siamo partiti con lo spam degli interisti, grazie della partecipazione, vedo che siete tantissimi, così ovviamente non posso leggere la chat perché me la state intasando con i vostri 19, esultate pure. Quando avete finito ditemelo che guardo la partita. Grazie intanto ad Amala TV per aver fatto un ride, è già la seconda volta che lo fa, grazie ad Amala che ci hai portato tanti follower per la nostra diretta Twitch, ringrazio quelli che ci guardano in live su Twitch, ma anche quelli che guardano in replica su YouTube. Ti si vuole bene, lo so, vedo che siete ancora molto contenti per il vostro scudetto, ma è giusto che sia così, del resto non sto dicendo di no. Però ragazzi, mi raccomando, Juventus fan, non scriviamo prescritti queste cose qua, perché se poi c'è un attimo che ci si invece che ci si offende, invece è bello sicuramente prendersi in giro con lo spirito giusto, è giusto che ognuno esulti per le proprie vittorie. Poi parlare, ecco, per esempio Bruno Fisio non ci siamo capiti, Bruno Fisio no. Sei un nostro follower di vecchia data, ma le parolacce io non le voglio sentire e blocco chiunque.
Poi sentiremo Fabrizio che novità ha sulla panchina dell'Inter, perché la notizia quest'oggi è arrivata in maniera clamorosa, cioè l'addio di Conte all'Inter. Dico clamorosa perché è chiaro che ci fosse qualcosa che bolliva in pentola già da ieri e dai giorni scorsi, ma che ci fosse una rescissione del contratto con l'Inter, che addirittura da 7 milioni e mezzo a Conte per farlo andare via come buona uscita, come indennizzo, davvero incredibile, inconcepibile. E poi ne parleremo anche con voi. Ecco, se evitate di scrivere parolacce, di mettere 19, ma mi fate delle domande o dite la vostra su quello che è successo oggi con Conte all'Inter, io volentieri lo leggo e ne parliamo. Rai rovina le carriere dei suoi giocatori in nome degli stipendi, ma direi che quelle di Nedved, quelle di Ibrahimovic, quelle di Pogba, quelle di De Ligt non sono proprio rovinate. Scusate, ma Conte va via e vuole soldi, 7 milioni e mezzo, non mi sembra strano? E in effetti è veramente anomala come cosa, perché sulla carta è lui che ha manifestato l'idea, l'intenzione, la voglia di lasciare l'Inter, e quindi in quel caso teoricamente uno si dimette. Dall'altra parte però, in questi casi, io vi spiego che cosa accade tecnicamente. L'allenatore manifesta il proprio desiderio di andare via, apro e chiudo parentesi. Se Conte fa questo è perché, secondo me, ha già, non dico una squadra sicura, ma una prospettiva concreta di un'altra squadra. Apro e chiudo parentesi. Ma cosa succede? Conte va dall'Inter a dire: ok, non mi vanno bene le cose, ci sono stati ritardi sui pagamenti, abbiamo vissuto una stagione incredibile, mi dovete vendere i giocatori più forti, perché è chiaro che l'Inter in questa situazione ha il concreto rischio di perdere dei giocatori importanti di questa rosa. Non so chi, ma dopo lo chiederemo a Biasin. Quindi il rischio di perdere giocatori importanti di questa rosa c'è. Dice: o io resto per un altro anno malvolentieri, e vi ricordate l'anno scorso quando era stato malvolentieri, com'era polemico, pesante, Conte, eccetera, eccetera, prima che poi ricompattasse dopo l'eliminazione della Champions League la rosa e iniziasse a fare questa cavalcata verso la vittoria dello scudetto. Oppure troviamo una soluzione, una via di mezzo, mi date una parte e io rescindo il contratto. E alla fine Marotta e Zhang hanno optato per questa seconda soluzione. Lo so, è paradossale che uno si dimetta e prende i soldi, però siccome l'allenatore di calcio è un mestiere molto particolare, alcuni allenatori sono ancora più particolari del mestiere, Conte è stato capace già l'anno scorso di mettere il muso a 12 milioni all'anno per tutto l'anno o per gran parte dell'anno, e quest'anno dice: se non volete che l'anno prossimo ricomincio uguale e rimango malvolentieri, troviamo una soluzione, e stavolta l'hanno trovata. Qua saltavecchiamo da Milan a Inter, da Conte a Allegri, intanto da Conte a Donnarumma, perché vedo che in tanti giustamente mi chiedono di Donnarumma. Rui is on fire, sì, è vero, siamo veramente tanti. Intanto seguiamo anche la finale di Europa League, sono adesso all'intervallo tra il primo e il secondo tempo supplementare. Andrew Baum dice: bella notizia per Conte, se non resta vuol dire che non c'è un progetto vincente, senza di lui l'anno prossimo non vincono. Sì, guarda Andrew Baum, in realtà non è che necessariamente è così, può anche essere in maniera molto meno poetica che ci sia un progetto che Conte, dal quale Conte è più tentato, un progetto che magari gli garantisce un ingaggio migliore, un ingaggio più sicuro, una squadra più forte, non lo sappiamo, ripeto. Se Conte va via e lascia sul piatto comunque 4 milioni e mezzo netti a stagione, per la stagione che rimane, significa che secondo me qualcosa per le mani ce l'ha. Tra l'altro noi qua spesso e volentieri abbiamo detto che Conte difficilmente sarebbe rimasto ad allenare l'Inter con un anno residuo di contratto, perché lui non è solito farlo, cioè non è solito allenare con un anno residuo di contratto. Sua Altezza dice: di trovare qualche modo in più, il povero Mario impazzisce così, che Big va via dall'Inter secondo te? Questo è difficile, dipende più che altro da che offerte arrivano, perché sai, quando tu sei costretto a vendere, se sei costretto a vendere non è che puoi permetterti tu di scegliere chi cedere, devi vedere che offerte ti arrivano. Non so se l'Inter sia o meno costretta a vendere, se parte qualcuno dipende da che offerte ti arrivano, non è che poi io penso che Lautaro Martinez possa essere uno dei candidati, ha mercato in Spagna, piace da sempre al Barcellona, ma mi risulta che piaccia anche
al Real Madrid. Secondo Marco, Conte va al Tottenham, è sicuramente una possibilità. Io direi di parlare, ragazzi, siete velocissimi veramente. Sondaggio, adesso lo facciamo subito, sondaggio. Ciao Chris, Villarreal e United ancora pareggio 1-1 in extra. Lo so, stiamo guardando in extra time, la stiamo guardando Maria. Siamo al 106esimo minuto, è appena ricominciato il secondo tempo supplementare. Tieniti a mente questo giocatore, Youssef Malek del Venezia, che andrà alla Fiorentina, perché dice che è bravo, Tony, va bene, ce lo teniamo in mente. Allora, stasera secondo me bisogna fare una serie di sondaggi. Il primo, che mi sta molto a cuore, voglio sapere cosa ne pensate voi, anzi, questo lo facciamo per il secondo, adesso siccome ci sono tanti amici anche di fede nerazzurra, allora chiediamo, secondo voi, a tutti il sondaggio, chi sarà il prossimo allenatore dell'Inter? Allegri, Simone Inzaghi o un altro? Perché in questo momento i candidati che sono usciti su tutti i giornali sono Allegri e Simone Inzaghi. Però non è escluso che ci siano altre chance. Dopo vi dico quello che sarà, secondo me, l'allenatore dell'Inter. Ripeto, Allegri 1, Simone Inzaghi 2, 3, un altro. Scatenatevi e votate, così iniziamo con questo sondaggio che coinvolge tutti, anche i follower che ci stanno seguendo di fede nerazzurra. Poi faremo un sondaggio che mi sta molto a cuore, dicevo quello di Donnarumma. Jack 67, Donnarumma dove va? Caro mio Jack, Donnarumma va alla Juve. Il Milan non ha più aspettato Donnarumma e ha messo sotto contratto Maignan, ma il discorso con la Juventus era avanzato da tempo per quanto riguarda Raiola e Donnarumma, e quindi quello che si sta aspettando è che la Juventus trovi una sistemazione per Szczęsny, ma Donnarumma va sicuramente alla Juventus, questo non c'è dubbio. Non dovete votare qui ragazzi, dovete votare nel modulo di Twitch, il sondaggio è attivo, avete 3 minuti di tempo per votare. E Milan con Maignan, ho sentito che risparmia 82 milioni in 5 anni rispetto a Donnarumma. Guarda Marco, questo conto qua è fatto su un'annualità di 5 anni, ma non è assolutamente detto che Donnarumma sarebbe rimasto 5 anni, anzi, né tantomeno a quell'ingaggio, magari l'avrebbe addirittura voluto ritoccare al rialzo. Quindi, secondo me, per quello che stiamo vedendo, anche per questa grande fluidità che c'è sul mercato, bisogna ragionare anno per anno. Il Milan quanto lo paga Maignan? 15. Quanto gli dà di ingaggio? 2,5. 2,5 che che tasse comprese sono 5 milioni, quindi diciamo che sui primi 3 anni, per fare una media, al Milan Maignan costa i 5 milioni di ingaggio più i 5 milioni di ammortamento del cartellino. Faccio i conti su 3 anni per comodità, anche se lui ha un contratto di 5, quindi l'ammortamento sarebbe inferiore. Vuol dire che il Milan per Maignan tira fuori 10 all'anno. Donnarumma sarebbe costato 18 all'anno, quindi c'è sicuramente un risparmio sui primi 3 anni di 8 milioni e poi dopo ancora di più, se naturalmente Donnarumma fosse rimasto tutto questo tempo al Milan. In più da valutare e conteggiare le commissioni di Raiola, quindi sicuramente il Milan con Maignan risparmia dei soldi, non c'è dubbio. Si toglie la possibilità, ma Milan non è che Donnarumma, come dico sempre, l'avrebbe tenuto per 5 anni. Se Milan avesse venduto Donnarumma quest'anno, ma con un contratto con 2 annualità residue, cioè se 2 anni fa il Milan avesse rinnovato Donnarumma 8 milioni, avrebbe speso di più in questi 2 anni di ingaggio, ma adesso, vendendolo adesso, sempre adesso, avrebbe incassato i soldi del cartellino. Quelli invece mancano, e con quei soldi poteva comprare Maignan e magari gli rimaneva anche qualcosina in tasca. Questo non è stato fatto perché non è stato rinnovato a suo tempo il contratto di Donnarumma, cosa che non è stata fatta neanche con Çalhanoğlu e cosa che non è stata fatta neanche con Kessié per adesso, neanche con Calabria, neanche con Romagnoli, un altro che pare che possa partire nei prossimi giorni. Quindi questa è la situazione economica. Vediamo tra poco com'è il sondaggio. Grazie intanto a Davide che ha fatto il tifo con 2 bits. Ragazzi, vi ricordo che se volete abbonarvi sono ben accetti tutti. Maynor dice: purtroppo Donnarumma è un portiere mediatico, a livello tecnico ha tantissime lacune, tutto questo hype, la sola in Italia, la mancanza di offerte concrete dall'estero negli scorsi anni ne sono la prova. Maignan ha trascinato il Lille a vincere la Liga. Io non sono d'accordo con te, per me Donnarumma è molto molto forte, ha esordito a 16 anni in Serie A nel Milan, ha fatto 250 partite, è il portiere titolare della nazionale italiana, Maignan è la riserva della nazionale francese. Per me Donnarumma è più forte. Poi io mi auguro che Maignan faccia meglio, mi auguro che Donnarumma alla Juve
prenda tanti gol, soprattutto col Milan, ma per quello che ha dato al Milan e per il tipo di ragazzo che è, io mi sono sentito di fargli un in bocca al lupo, esattamente come gli ha fatto Paolo Maldini. Secondo i follower di Cristiano Ronaldo TV, sondaggio concluso, l'allenatore dell'Inter sarà al 53% Filippo Inzaghi, Simone Inzaghi, al 9% Allegri, e c'è un 38% di altro che andrebbe indagato. Nel frattempo il Manchester United sta un po' soffrendo in questo momento la pressione di Villarreal, quando siamo al 112esimo minuto e ci si avvia verso la lotteria dei rigori, anche se le due squadre se la stanno ancora giocando, vogliono provare a vincerla nei 90. Fred dice: il pizzo a Raiola è la ragione principale, ma sicuramente la commissione di Raiola era pesante, era ed è pesante, e la dovrà pagare la Juve, tra l'altro, cosa che aveva fatto per esempio anche con Pogba, una commissione tra l'altro di una cifra analoga. Anche all'epoca Raiola prendeva 5 milioni e 4 per 4 anni, se non sbaglio, per Pogba. Alla fine l'operazione economica su Pogba è stata vantaggiosa per la Juventus. La Juve deve rinnovare Chiesa per 50 milioni e forse Morata. Non credo che spenda 30 per Donnarumma tra stipendio e commissione a Raiola. A me risulta che il contratto ci sia già e che la Juventus prenda Donnarumma a parametro zero. La Juve ha una grande tradizione di portieri e ha sempre voluto avere il portiere della nazionale nelle sue fila. Ma cosa non sopporti, che è vero che quello va dietro sono solo i soldi. Ma certo, ma questo vale per tutti, non per Donnarumma. Cioè, come dico sempre io, al di là dell'aspetto economico, che questi sono professionisti, lo ha spiegato anche Maldini, nel calcio di adesso, con la professionalità che c'è e con le possibilità che ci sono, non si può pensare che un giocatore rimanga tutta la carriera nella propria squadra, nella squadra dove è cresciuto, soprattutto se questa squadra non è un top team europeo. E il Milan, ragazzi, purtroppo non è in questo momento un top team europeo. Il Milan è al 30° posto nella classifica dei fatturati, lo so che ve lo ripeto sempre, però conta questo, perché se sei al 30° posto della classifica dei fatturati non ti puoi permettere tanti top player, anzi non te ne puoi proprio permettere. Devi crescere, aumentare i ricavi, aumentare le performance sportive e migliorare i risultati sportivi nel medio-lungo periodo. Allora puoi crescere anche come fatturato e puoi permetterti grandi giocatori. Il Milan è molto indietro in questo processo e quindi non si può permettere grandissimi giocatori, si può permettere medi giocatori. E Donnarumma è un grandissimo giocatore come stipendio, per me anche in campo, ma sicuramente come stipendio. Quindi prima o poi Donnarumma sarebbe andato via, ma non c'è da incattivirsi, ragazzi. Ma perché dobbiamo incattivirci con Donnarumma? Ha giocato nel Milan, ha fatto parate strepitose, ci ha portato in Champions League quest'anno con gli altri. Ringraziamo, salutiamo e riconosciamo il fatto che purtroppo non siamo... Mi fa ridere quando ci sono quelli che dicono ma Maldini e Costa Curta hanno fatto tutta la carriera nel Milan. Sì, ho capito, Baresi è un discorso diverso. Però anche Baresi, come Maldini e Costa Curta, fanno tantissimi anni nel Milan, che è il club più ricco e più forte del mondo, che vince Coppe Campioni, che vince Coppe Intercontinentali, che dà gli stipendi e i premi più alti di tutti. È diverso, eh. Sono sicuro che se Donnarumma fosse stato in quel Milan lì, anche lui sarebbe rimasto al Milan. C'è anche da dire questo. Intanto è arrivata la notizia ufficiale: Zidane lascia il Real Madrid. E adesso bisogna vedere, perché si scatena veramente il valzer delle panchine. Questo significa che Zidane ha trovato l'accordo con Florentino Perez, che quindi lascerà il Real Madrid, Zinedine Zidane, e bisogna vedere chi prenderà come allenatore Florentino. I candidati fondamentalmente sono due in questo momento: Allegri e Raul. Ovviamente sono due scelte molto diverse. Uno sta allenando il Real Madrid Castiglia, è una promozione interna, diciamo così, una scelta alla Pirlo, tra virgolette, anche se Raul ha più esperienza di quando non avesse Pirlo l'anno scorso. Dall'altra parte Allegri costa di più e non è così gradito ai tifosi merengue. Sappiamo che in questo momento Florentino deve dar retta anche alla fissione, soprattutto perché il Real quest'anno non ha vinto nulla, ha avuto una squadra sicuramente meno forte rispetto a quelle a cui sono abituati da Galacticos. Florentino Perez ha fatto incazzare i tifosi con la storia della Superlega, quindi deve in qualche modo dar retta anche a quelli che non sono solo tifosi ma sono anche socios del club merengue. Vedremo come andrà a finire. Di certo, se
se Zidane, andiamo con ordine, se Zidane ha lasciato il Real significa che ha trovato un accordo con Florentino Perez, perché sicuramente Zidane, un po' come Conte, no? Sicuramente Zidane non ha rinunciato a tutti i 14 milioni che gli dovevano essere liquidati e sicuramente Florentino qualcosa ha voluto risparmiarlo. Quindi secondo me hanno trovato una transazione tipo quella di Conte, proprio lo stesso giorno di Conte. Trovando la transazione, adesso Zidane è libero. È libero di firmare con... a questo punto diciamo che per le tempistiche, secondo me, crescono le possibilità di vedere Zidane alla Juve e Allegri all'Inter. Crescono queste possibilità. Vedremo. Il Milan non ha potuto rinnovare Raiola. Ragazzi, siete troppi, mi state scrivendo tantissimi e non riesco a starvi dietro. Ringraziare cosa? Si è dimostrato un mercenario, un burattino, ma lavorato a Raiola. No, sto Luxas, non è che... Allora, io insisto, ti faccio l'esempio di prima. Se Donnarumma è manovrato da Raiola, allora Çalhanoğlu è manovrato da Stipic, allora che sì, è manovrato dal suo procuratore. Sono tutti uguali. I procuratori, lo diciamo sempre, sono avvocati dei calciatori. Uno procuratore se lo sceglie, ci coltiva un rapporto, curano gli interessi reciproci. Non è che è manovrato da Raiola. Donnarumma fa i suoi interessi e Raiola lo aiuta a fare i suoi interessi. Raiola, voi sapete che cos'è un procuratore? Uno che tu scegli, che firmi al tuo posto. Quindi è uno del quale hai la totale fiducia. E non continuiamo a dicotomizzare Donnarumma da Raiola, no. Sono la stessa persona che vuole crescere, che vuole andare a giocare in un club che fa stabilmente la Champions League, che vuole andare a prendere più soldi. Discutibile o non discutibile, è una scelta da professionista. Non è che è manovrato da Raiola. Ma Donnarumma, lo dice anche Maldini, è un leader. Ragazzi, questo ha 22 anni, comandava la squadra. A 22 anni, dalla porta. Secondo te voi si fa comandare lui da un procuratore? Non è così. Andrew Bong dice Conte Reale, Juve Zidane, Inter Inzaghi, Allegri, Paris Saint-Germain. Questo è anche Andrew Bong, un'ipotesi percorribile. Trovo populista e dannoso chiamarlo con difetto Donnarumma. Chiunque un po' ambizioso della propria carriera privata farebbe come Gigio, ma ci sta, infatti. E lo spiega anche Maldini. Maldini ha fatto oggi una dichiarazione bellissima dove parla di professionismo e io credo che noi tifosi, una volta per tutti, dovremmo fare un salto di qualità mentale e capire che questi non sono attaccati alla maglia, ma non dirlo con livore, con fastidio, con odio, no! Sono dei professionisti che noi tifosi guardiamo la televisione, guardiamo, speriamo allo stadio, perché difendono in quel momento, in quella stagione, la maglia del club per cui tifiamo. Punto! Noi tifiamo per il club che ha avuto nella sua storia tanti grandi giocatori che a loro volta sono più o meno legati al club. Però continuare a scandalizzarsi, non esistono più le... Io giuro, una delle frasi che non sopporto, mi fa venire la pelle d'oca, è non esistono più le bandiere. La sento ripetere da quando ho 4 anni. Oh, da quando ho 4 anni non esistono più le bandiere. E quando cazzo esistevano le bandiere? Sono andati 40! E non esistono più. Questo cosa significa? Non è che non esistono più le bandiere, è che i giocatori, come tutti i professionisti, fanno dove li pagano di più. Grazie intanto a Emi86 che si è abbonato. Benvenuto Emi86 nella community. Siamo al 120esimo minuto. Sono ancora 1-1 via Real e Manchester United. E allora scatta il sondaggio sull'Europa League. Dobbiamo farlo per forza. Ditemelo al volo, volissimo. Sono 1-1, partita molto equilibrata. Io faccio tipo per il Villarreal, ve l'ho già detto. Ditemi, secondo voi, chi vince l'Europa League? Manchester United o Villarreal? Dai. Andiamo col sondaggione. Tomiyasu, Cristiano, ma è sicuro che vada alla Juve? Sì, va sicuramente alla Juve. Soluxa dice, Raio è diverso dagli altri, lui che forse il giocatore fra i bracci di ferro con la società, ma non è vero, ma lo fanno tutti, lo fa Jorge Mendes, lo fanno tutti. Scusami, Soluxa, mi dici, Raio è diverso dagli altri, ma avete letto la settimana scorsa, non 100 anni fa, la settimana scorsa, avete letto quell'inchiesta sui metodi utilizzati dal procuratore Lucci per acquisire gli assistiti? L'avete letto? L'inchiesta, il contenuto dell'inchiesta, ragazzi, una volta che vedi quello, leggi quello, ancora che parli di Raiola, cioè uno che fa una roba del genere, che induce i suoi assistiti a fare proselitismo per portare via i giocatori da altri procuratori e portarli con lui, cioè, questo cos'è? Non lo so, questo va bene? Ditemi voi.
Forza Milan Emi 86. Pier Gio, dove avete letto di Zidane? Non è vero? Come non è vero di Zidane? Lo dicono tutti. Ricordi un giocatore così importante è andato da una big italiana all'altra a zero, Daniel Oxp? No, infatti l'anomalia è quella. Bravo Daniel, l'anomalia è a zero. Il problema è proprio quello. Aspetta, e ti aggiungo, un giocatore così importante è andato da una big italiana a un'altra a 22 anni, cioè non a 33, che ci sta, a 22 anni, quindi prima del pieno della sua carriera. E questa è l'anomalia. Infatti per questo dico che l'anomalia è appunto che Donnarumma non abbia portato nessun beneficio economico al Milan nella sua cessione. Ma questo, insisto, non è colpa di Donnarumma, perché se tu porti il giocatore a zero, cioè non gli rinnovi il contratto, lo sai che stai risparmiando sul contratto, ma che lui può andare via a zero. È un rischio che tu devi sapere. E il Milan non lo sta facendo solo con Donnarumma, lo sta facendo con tutti. Quindi vuol dire che è una strategia aziendale. Ripeto, rispettabile, non sto dicendo di no, ma è una scelta. Cioè non puoi dire li porto a zero e poi da una coppa Donnarumma se la via a zero. Eh no, qualcosa va. Cioè, o fai una scelta. Infatti Maldini non rivendica nulla nei confronti di Donnarumma. Dice, è stato giusto fare così, punto. È una scelta che fa il Milan, che ha fatto il Milan. Non è che però se va via a zero è colpa di Donnarumma. No, è una scelta del Milan. Per me sbagliata, perché Donnarumma se tiene il contratto lungo lo vendi e lo vendi bene. Ma il Milan ha fatto questa scelta qua. Il pronostico, scommettete i vostri CRTV points. Ma è ovvio Mario, è ovvio che è il pronostico, non c'è bisogno di chiedere. Scommettete i vostri CRTV points. A proposito ragazzi, nessuno ha partecipato, ma dovete partecipare al contest che abbiamo fatto, lo aggiorniamo verso la live di sabato sera. Mandatemi dopo questo pronostico, vediamo se ne vincete o no. Scommettete uno se pensate che vinca il Villarreal, 2 se pensate che vinca il Manchester United. Alla fine mandatemi una foto dei vostri CRTV points, vale naturalmente solo per gli abbonati, sulla mia pagina ufficiale Cristiano Ruio Official di Facebook, la foto del vostro profilo con il numero dei CRTV points, e i tre che avranno il maggior numero di CRTV points vinceranno una bella magliettina di Cristiano Ruio TV. Solux Asfaltivo per il Villarreal. Pascoz 9, quale attaccante prenderesti? Sicuramente, senza ombra di dubbio, Maurito. E poi parleremo anche di questo con Fabrizio. Appena finisce la partita ci colleghiamo con lui. C'è un'intervista di Raiola di un anno fa che ha dichiarato: non porto via Gigio a zero. Infatti lui 2 anni fa voleva rinnovare il contratto a Donnarumma. È stato il Milan che non ha voluto. Prendetela con la sentenza Bosman, se va via a zero. Jagr, sentenza Bosman è del 98. Sono passati un po' di anni, eppure in molti non sono andati via a zero. CR non è questione di scandalizzarsi, Raiola fa principalmente i suoi interessi, non quelli dei giocatori, qualcuno l'ha capito, a memoria Hamsik, Lukaku, Insigne, non solo quanti altri, Raiola è più esagerato tra i suoi procuratori, però la maggior parte si vede che non l'ha capito, perché gli fa guadagnare tanto. L'obiettivo di Raiola era portare Donnarumma a zero, stop, già lo 22, ma guarda che se il Milan avesse accettato il rinnovo di contratto a 8 milioni 2 anni fa, Raiola avrebbe firmato, poi adesso l'avrebbe portato via lo stesso, ma non a zero. Bruno Fisio, esistono anche questi giocatori? È ciò che forse ci si aspettava da Gigio. Non esistono questi giocatori. Finisce intanto al 120esimo, quindi la prima coppa della stagione europea si assegna ai calci di rigore tra Manchester United e Villarreal. Tra poco chiameremo anche Fabrizio. Cristiano, ma come fai a difendere che non hanno manco risposto alla proposta di Maldini? Ma secondo te è una cosa normale? Giallo 22, non è che se tu arrivi, allora, se tu arrivi alla scadenza del contratto e ti fanno una proposta che è di poco superiore al tuo contratto attuale, è chiaro che non accetti, perché lo status di parametro zero è quello che ti consente di aumentare tantissimo, da una parte le commissioni, dall'altra parte l'ingaggio, che poi quando parliamo di commissioni, le commissioni del procuratore non è che sempre, non lo so come in questo caso, non è che finiscono sempre tutte nelle tasche del procuratore. Molte di queste finiscono nelle tasche anche del giocatore che arriva a zero, aperta e chiusa parentesi. Quindi Raiola, se la proposta fosse arrivata 2 anni fa, avrebbe non solo ascoltato, anche accettato. È stato il Milan che la proposta l'ha fatta 6 mesi fa, dopo aver risparmiato nella testa di Raiola
gli anni di ingaggio che non ha riconosciuto Donnarumma da 2 anni fa oggi, e lui li ha voluti recuperare. Ma ripeto, io non dico che ha ragione Milan, ha ragione Raiola, è una trattativa dove conta una cosa sola: i soldi. Non conta nient'altro, la maglia, l'amore, niente, i soldi. E nei soldi mettiamo anche le prospettive di carriera, che purtroppo, purtroppo il Milan degli ultimi anni non ti garantisce. Cioè il Milan degli ultimi anni non ti dà la garanzia che vai ogni anno in Champions League, non te la dà, purtroppo è così, dobbiamo prenderne atto. La Juve sì, purtroppo è così, speriamo che tra 5 anni non sia più così, ma adesso è così. Tommaso, il tuo pronostico? Per me vince Villarreal. Pensi sia stata presa la sprovvista o se l'aspettavano? Pascoz, che cosa? Il Milan? No, ma il Milan, era tutto scritto quello che è successo. Quando i tifosi sono andati 5 partite fa a Milanello, prima di Milan Benevento, così attaccare anche Donnarumma perché ritenevano che avesse già firmato con la Juve, avevano delle informazioni migliori rispetto ai giornalisti, no? Quindi era già tutto fatto. Come fa a non essere colpa di Donnarumma se questo manco si è seduto a trattare, se non per la cifra che voleva lui? Il tuo discorso vale se quest'estate non rinnova né che sì né Calabria. Vedremo come va a finire, ma come dicevo prima, se tu porti il giocatore vicino alla scadenza e lui dice ok, andiamo vicino alla scadenza, si alza la mia richiesta, ma è normale che sia così. Cioè, ragazzi, ma mettiamoci nella vita di tutti i giorni, no? Io non so che lavoro facciate voi, sinceramente. Mettiamo che fate una collaborazione in cui vi danno per 3 mesi 1.000 euro, fate benissimo, 1.000 euro al mese, mille, facciamo per un anno, scusate, per un anno vi danno 1.000 euro ogni mese, quindi alla fine sono 12.000 euro all'anno, voi fate il vostro lavoro benissimo, grandi risultati, eccetera, eccetera, e dopo 6 mesi andate a bussare alla porta a dire ma visto che le cose sono andate bene, possiamo aumentare e prolungare magari per un altro anno, facciamo 1.500. No, mi spiace. Vabbè. Passano 9 mesi, visto che le cose sono andate molto bene, possiamo aumentare e fare 2.000? No. Poi nell'ultimo mese ti dicono, oh, l'anno prossimo facciamo 1.100. Bambino, scusami, te lo chiedo io da prima, niente. Arrivi adesso alla fine, scusami, e i soldi che ho perso io da quando te l'ho proposto io a oggi che non me l'hai aumentato, chi me li fa recuperare? Come ragionereste voi? Ce n'è un altro che te ne dà 2.000 a partire dal giorno dopo in cui tu sei libero. Che cosa fai? Dobbiamo metterci un po' nei panni dei professionisti. Non sono tifosi i giocatori, lo spiega anche Maldini. I giocatori non sono tifosi, i giocatori sono professionisti, che è un'altra cosa. Sono magari tifosi e professionisti, ma se le due ambiti sono divisi, e questo vale per tutti, per tutti. Non pensi che la situazione sia figlia del... Niente, non ho letto. Buonasera Cristiano, che giornata, via Donnarumma, via Conte, via Paratici, Zidane. Già, c'è anche la via di Zidane, via Zidane, di Paratici, scusate. Questo è un mercoledì non certo come gli altri, è vero, davvero un mercoledì pazzesco. C'è anche da parlare di Paratici, che era però tra tutti sicuramente l'addio più annunciato. Anche in questo caso Cristiano Rui TV vi aveva annunciato l'addio di Paratici, e l'addio di Paratici nello scorso mese di settembre, e l'addio di Conte anche in caso di scudetto nello scorso mese di ottobre. Rigori live, adesso ricommentiamo i rigori live, se riesco a ricollegarmi a vedere la partita, perché non la vedo più, ecco, adesso la vedo, e rigori live, perfetto. Vediamo un po', Mourinho, rigori live, no, allora facciamo i rigori live, dai. Dani Rossi ci fa i rigori live, perfetto, adesso facciamo i rigori live tra i pali. Parte il Manchester United, io però veramente non vedo chi cavolo tira rigore, perché sono molto molto lontano. Calcio in rigore per lo United, il tiro e la palla in rete sotto l'incrocio, nulla da fare per il portiere del Villarreal. Dunque Manchester United 1 al primo calcio di rigore, palla sotto la traversa, primo rigore segnato dal Manchester United con un'inquadratura che si muove tantissimo. Adesso devo prendere una Xamamina. Esulta la panchina dello United, esulta anche Solskjaer, si continua a muovere tutto.
E adesso parte il Villarreal. Calcio di rigore per gli spagnoli. Intanto grazie a Daniel Ospiti Tifo. Cosa avete notato nel sondaggio? Non ho visto come è finito il sondaggio. Come è il pronostico? Come è finito il pronostico dei CRTV Points? Parte Villarreal. Gol! Gol del Villarreal. 1-1. Esulta il giocatore del Submarino Amarillo. Come è andato il sondaggio? Non l'ho visto. Fatemelo sapere. Adesso tirerà ancora il Manchester United. Dovete prendere anche mio fratello come terzo portiere, dice Crisai, eccolo qua. Donnarumma decide di assecondare Raiola invece del Milan, si pensava che fosse più milanista, invece raiolista. Ragazzi, ancora, è il suo avvocato che lui paga per fare i suoi interessi, non è difficile da capire, è chiaro che è più raiolista, è come dire tra la mamma e il papà e il lavoro chi scegli, è uguale, lui è come se fosse il suo zio Raiola, non so come dirlo. Gerard Moreno, Milan, come lo vedresti? Molto bene. Manchester United dal secondo rigore, il tiro, gol! Spiazzatissimo ancora il portiere del Villarreal, quindi 2-1 United. Pronostico chiuso per il 60%, grazie se c'era un Edel che mi dà una mano, per il 60% di voi vincerà il Villarreal, per il 40% il Manchester United, e vedremo chi vincerà, chi vedrà moltiplicarsi i propri CRTV points. Intanto diluvia ad Anzica ancora in questa finale, che poteva vedere protagonista il Milan e invece purtroppo no. 2-2 dunque il risultato, 2-2, e adesso tira il Villarreal. Parte il Villarreal, il gol con il giocatore che intuisce, con il portiere che intuisce la traiettoria. Mi ero preso il primo rigore, invece siamo 3-2 per il Villarreal. 3-2, bravo se c'era Nerd che mi corregge, grazie mille. 3-2 per il Villarreal. Dice The Wolf, se ci tengo all'azienda per cui ho lavorato, perché mi sono trovato bene, quantomeno la decenza di trattare quei 1100 in questo momento drammatico per i conti dell'azienda. Non dico di accettare a tutti i costi o altro, ma se posso fare felici tutte e due tra le parti, poi comunque i 2000 li vado a prendere uguali. Per me Gigio si è dimostrato più infimo di Bonucci, anche come professionista, non lo so. Io ripeto, per me in questo momento drammatico, come dici tu, The Wolf of Milan, vedo che partono milioni a destra e a sinistra. Intanto ancora il Manchester United che parte con questo rigore, gol 3-3. Io vedo che in un momento così drammatico ci sono gli allenatori che per andare a casa prendono 7 milioni a testa, Conte e Zidane, in un momento drammatico. In un momento drammatico vedo che ci sono trattative per giocatori che andranno a prendere 10, 15, 20, 30 milioni. Neymar ha rinnovato a 31. In un momento drammatico Neymar ha rinnovato a 31. E Donnarumma, giustamente, cioè io mi metto nelle panni anche di Donnarumma, che dice, ma scusa, ma perché il momento drammatico è solo per me? Per gli altri non è un momento drammatico, primo. Secondo, quando Raiola chiede al Milan di rinnovare 2 anni fa, non c'era nessun momento drammatico, c'era semplicemente una pessima gestione dei conti. Il Villarreal ancora, gol! Gol del Villarreal ancora, siamo 4-3 per il Submarino Amarillo, eccolo qua. Giallo 22, Cristiano ha detto la settimana scorsa, ha detto Conte avrebbe rinnovato sicuramente. Io già ho fatto un altro discorso, devi essere onesto e avere buona memoria. Io ho detto che per me Conte non sarebbe mai rimasto con un anno residuo di contratto. Lui vuole allenare sempre con almeno 2 anni di contratto. Dopodiché ho anche detto che secondo me, con la vittoria dello scudetto e la ritrovata stabilità economica dopo il prestito di Oaktree, Conte avrebbe rinnovato secondo me. Lo United 4-3 per il Villarreal, rigore per la squadra di Solskjaer, è tutto pronto per il tiro dagli 11 metri, parte con il destro, rallenta la rincorsa, tiro, gol, 4 pari, sembra di rivedere Milan Rio Ave, 4 pari i rigori tra Manchester e Villarreal. Il Manchester gioca male, che squadraccia, fossi loro andrei su Conte e Allegri, sono d'accordo, anche a me Solskjaer, se c'era Ned, non piace per nulla, sono d'accordo con te. Aguero e Wijnaldum si sono ridotti in ingaggio per di giocare nel Barcellona, ho capito, Aguero non aveva un altro club e ha 35 anni e Donnarumma ne ha 22, caro mio Maynorn. È un momento drammatico, sì, Cristiano, anche per il calcio, non si può negarlo, se non fosse così Conte non avrebbe lasciato l'Inter, ma secondo me Conte ha lasciato l'Inter perché ha già un altro club e comunque lascia l'Inter e prende 7 milioni per uscire dalla porta, che non sono proprio pochi. Contro United lo vedo molto bene, ci sta ancora Villarreal, parte col quinto tiro, gol! Villarreal che dunque completa la serie di rigori con il gol di Parejo, grande protagonista di questa stagione, esattamente come Moreno, Parejo che ha confezionato l'assist per il gol del Villarreal.
C'è Maria che sta impazzendo, perché Maria sappiamo che è tifosa dello United, dice dai De Gea, condividere il cinismo di Rai non è proprio il massimo, però Rai lo uccide la passione dei suoi assistiti, li fomenta a pensare solo ai soldi. Io non sto condividendo, anche a me piacerebbe un mondo con le caprette e i fiorellini, ma purtroppo non è questo il mondo del calcio professionistico, soprattutto di questi anni. Cavani dal dischetto, il tiro del Matadori, gol, 5 pari, anche lo United segna il quinto rigore, nessun rigorista ha sbagliato. Che peccato essere uscito con questo United, tra l'altro meritavamo noi, vero, anche se anche in finale con la Villarreal sarebbe stata bella tosta, molto bello il rigore del Matador. Adesso si va a oltranza, un rigore ciascuno, chi sbaglia esce. Finale europea che finisce il rigore in Manchester di mezzo, c'è pure se c'era Nedved, che bei ricordi, Daniel Oxford, come sei romantico Daniel, mamma mia. Comunque Neymar 36, Porfiro Genito, bravo, hai fatto bene a correggermi, quindi è peggio ancora. Parlando di rigore, dopo aver vissuto Milan Juve, avrei potuto smettere. Attenzione, intanto il gol del Villarreal che si porta in vantaggio. Se sbaglia il Manchester, la Coppa arriva qua in Spagna, vicino a Valencia, nel sobborgo di Villarreal. Se sbaglia il Manchester United. Tiro brutto e centrale, ma efficace. Del Villarreal ricordiamo anche immortale l'eliminazione dell'Inter col colpo di testa di Arruabarrena, una delle eliminazioni storiche dell'Inter che ci ricorda, ci porta sempre bei ricordi. Rigore per United, se sbaglia il Villarreal vince l'Europa League. È tutto pronto con il portiere Villarreal che prova a distrarre il giocatore che sta per battere con il sinistro, il tiro, gol! 6 pari, perfetta esecuzione e dunque si va avanti, esulta la panchina dell'United, si dispera una Emery. Se ce la rende, dove va Ronaldo secondo te? È molto difficile anche questo, perché qua come sempre è un problema di soldi, 31 milioni non li dà nessuno, su questo non c'è dubbi, o la Juve gli dà una buona uscita anche a lui come a Conte, come a Zidane eccetera eccetera, oppure resta la Juve. Secondo me, ma è un secondo me, se c'è Ronaldo rimane alla Juventus, anche se la Juve vorrebbe darlo via, lui vorrebbe andare via, ma secondo me vedrai che rimane alla Juve. Tutto pronto ancora per il settimo rigore del Villarreal, saltella De Gea, parte col destro, il tiro e spiazza De Gea, mamma mia, bellissimo il rigore, il settimo rigore di Albiol e dunque Villarreal, che tra l'altro aveva cominciato la partita con una nostra vecchia conoscenza, Carlitos Bacca. Da quando hanno venduto Castiglieco il Villarreal è decollato. Tutto pronto per il settimo rigore dello United, siamo 7-6, se il Manchester sbaglia il tiro dal dischetto, il Villarreal vince l'Europa League, siamo sempre lì. Se Cernete dice va al Paris Saint-Germain o United, credo al Paris Saint-Germain, credo proprio di no, assolutamente no. È tutto pronto per il settimo dischetto dello United, il tiro e gol! Si prosegue, interminabile serie dei rigori, esulta Maria scatenata. No, non stiamo spoilerando, no, sto facendo la cronaca, cara la mia Maria. Maynor dice Carlitos, Carlitos si riferisce a Bacca o a Carlitos Tevez. Andri Bom dice vincerà il Manchester. Gerard Moreno al Milan, come lo vedresti? Molto bene Draxler, però anche qua Guerrero di Danè, come dicono da queste parti in Spagna. È tutto pronto per l'ottavo rigore del Villarreal, dopo 7 rigori presi, se United prende Donnarumma risparmia più di noi rispetto a De Gea. In effetti è tutto pronto, o le buffonate che fece tutte Caissa non sarebbero tollerate nei rigori, vero, hai ragione. Parte ancora Villarreal, il tiro e gol, bellissimo rigore sotto la traversa all'incrocio dei pali, davvero rigori stupendi questa sera. E portiere, ecco, adesso voglio fare lo scemo, con Donnarumma, la squadra che aveva Donnarumma aveva già, come Milan a Doha, aveva già vinto la Coppa, no? Mamma mia che rigore, è tirato veramente molto molto bene. Che brutta roba Bacca, che stasera piuttosto fa toccare la palla con il sinistro, andava con l'esterno con la sua classica rabona, è vero. Posso dire una piccola cattiveria? Certo, Maynor, le cattiverie sono ben accette, l'importante è che siano educate. Chi ce l'ha portato? Il Fideo Castiglieco? Sì, lo so, Porfirio. È tutto pronto per l'ottavo rigore dello United, mentre aspettiamo la cattiveria di Maynor. Ottavo rigore per il Manchester United. Parte con il sinistro, il tiro e la gol! Stavo dicendo la parata perché il portiere della Villarreal l'ha sfiorata, la stava mettendo fuori. Che brivido! Lo United stava perdendo la Coppa con un rigore tirato veramente molto molto lento e molle. Grande in tutto, no, era angolato. È stato bravo il portiere della Villarreal, ma non è riuscito a toccarlo. Brivido, dice se c'era Nedved. Sì. Tra poco ricordo che appena finisce la nostra diretta ci collegheremo con Fabrizione Biasin, incolpevole ritardo, rulli,
prende il gol, l'ottavo rigore dello United, un 5 con tutti, ancora il Villarreal. C'è De Gea che va a dire qualcosa al giocatore Villarreal, forse per distrarlo. Vedremo che cosa succede. Calcio di rigore, ne mancano 10, arrivano a Milan Rio Ave. Esatto, Daniel Ost, hai ragione. Che serata memorabile quella nella gelo portoghese. Il tiro e la palla dentro! E la palla dentro sotto proprio la curva occupata dai tifosi. Lo Sinchas del submarino amarillo. Anche finale di Coppa Italia contro la Juve, magari se non avessimo avuto Donnarumma, 4 pene non... Sì, perché quella partita lì abbiamo giocata bene al di là di Donnarumma, passando tutte le parti, dai. Comunque la grande mossa di Pioli è quella di fare biondo Hernandez facendolo confondere con Castiglieco. Carina questa, lei, Vlams, sei tornato in forma. Sarebbe una beffa se l'europeo Gigi non uscito tra Vogesse e Nusch e saltassero un paio di crociate. Ammazza, Meinoni, sei veramente perfido. Biasina ha già scaricato Conte rinfacciandogli Vidal, meraviglioso. Adesso lo sentiamo, Fabrizio. Attenzione, lo United, il rigore dello United, il tiro, gol, 9 pari, non sbaglia nessunissimo. Comunque è triste che una squadra che vince il campionato è costretta a ridimensionarsi anche se si parla dei cugini. Ti dico una cosa, tra l'altro, una curiosità, senta la tos, che nessuno, non l'ho letta da nessuna parte, tra tanti tromboni che dicono delle cose. Campionato italiano, ultimi 3 anni, chi vince lascia il club. Allegri vince il campionato e va via. Sarri vince il campionato e va via. Conte vince il campionato e va via. Ultimi 3 anni, chi vince il campionato va via. Pazzesco. Via Reale. Siamo 9-9. Grande Maynor, vabbè ragazzi, non dobbiamo essere cattivi con Gigione, rimane sempre un rosso-nero, speriamo di fargli 3 gol ogni volta che giochiamo contro la Juve. Attenzione però a rigore per il Villarreal, siamo 9-9, ma che tensione, a Danzica il tiro, gol! La palla che va sotto l'incrocio, sembrava che andasse fuori questa palla, invece va sotto l'incrocio. Detto questo, il Villarreal è tecnicamente inferiore al Manchester United, ma ha retto alla grande per questi 120 minuti. E io ripeto, faccio il tifo, mi spiace per Maria, non mi parlerà più, ma faccio il tifo per il submarino amarillo. Maynor dice Biasin mi copia la pettinatura, tra un po' lo chiamiamo, preparate qualche domanda cattiva per Biasin, non scherzo naturalmente. E il calcio di rigore numero 10 per lo United, poi tirerà il portiere per forza, parte dal dischetto con il destro e gol! 10 pari, non finiscono mai i rigori e adesso calciano i due portieri e adesso se ne vedranno delle belle. Pioli vince il campionato e andrà via, magari dell'Axel, mai visti così tanti rigori tirati così bene, è vero, pazzesco, senza, sembra che non sentano la tensione i giocatori in campo, pazzesco. L'Inter è l'unica squadra che riesce a vincere e autodistruggersi, anche questo è vero, mamma mia che rigore, sì, sono tutti molto belli. Se Gigione è rossonero io sono madre Teresa di Calcutta, veramente milanista di Donnarumma, ragazzi, non so come dirlo, veramente milanista. E arrivava Milan, assomiglia tanto. Calcio di rigore per il Villarreal. Parte con il destro il portiere, gol! Ma che staffilata! Ma che staffilata Rulli! Mamma mia che bomba! Imprendibile per De Gea e adesso vediamo se uno dei, dei portieri più pagati del mondo sa calciare i rigori. Tutto nei piedi di De Gea. Deve segnare per tenere viva la speranza del suo United. È tutto pronto, De Gea dal dischetto, si sistema i pantaloncini, non mi sembra concentratissimo, faccia preoccupata, sguardo perplesso, parte De Gea, attenzione il tiro di De Gea, e sbaglia infatti, e sbaglia, Villarreal che vince l'Europa League, De Gea ha sbagliato il rigore decisivo, poi dite che non contano i portieri, poi dite che non contano i portieri, naturalmente una battuta, con Donnarumma al Manchester United avrebbe sicuramente vinto, e dunque il Villarreal vince l'Europa League, non sarà una Europa tutta inglese, perché sicuramente la vincitrice della Champions League sarà una squadra britannica e invece l'Europa League l'ha vinta con grande merito, devo dire, il submarino amarillo, il Villarreal, e devo dire la verità, sono molto contento di questa vittoria, un po' perché il Manchester che contro il Milan aveva subito nettamente all'andata, era stato molto fortunato, Milan giocava col Fideo Castiglieco centravanti, nel ritorno non si meritava di vincere questa Europa League, un po' perché sono contento che l'abbiano vinta qua i miei vicini di casa del Villarreal. È sempre un pezzo di Liga, è sempre un pezzo di Liga Maynor che domina l'Europa, possiamo dire che anche quest'anno un pezzo di Liga festeggia e quindi siamo contenti. Mi spiace soltanto per Maria, la mia tifosa del Manchester preferita,
Anche Donnarumma ha sbagliato il suo, è vero, Daniel Ospa, hai ragione, non ti dimentichi niente, complimenti a Bacca e a Villarreal. Chissà se per festeggiare non si riprendono Castiglieco, magari gli viene questo schizzo. De Gea 20 milioni all'anno, bravo Porfirio Geto, è più forte Donnarumma, sono d'accordo con te. Siamo pronti a chiamare Fabrizio Biasini, chissà se ci risponde, abbiamo solo mezz'ora di ritardo con Fabrizio, vediamo un po' se ci risponde, sta squillando, già una buona notizia. Non sta squillando. Eccolo qua, sta squillando. Questo è il tipico squillo di Biasini. Il sottomarino giallo, campione d'Europa, UEFA Europa League, esatto. Siamo tutti pronti, con Biasini che non risponde. Emery quante ne ha vinte? 4. È davvero un mago dell'Europa League, Unai Emery. Vediamo se decide di rispondere o no a Biasini. Forse è già addormentato. Dimmi che fanno come Pompilio. Danz dice sarà andato a letto, vediamo. Eccolo qua, siamo in diretta con Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio, stai già dormendo? Buonasera Cristiano, io non so se è vero che siamo in diretta. No, siamo in diretta, siamo in diretta. Giuro, siamo in diretta sul mio canale Twitch. Tra l'altro ci stanno ascoltando più di 100 persone. Prima avevamo anche tantissimi interisti, eravamo 400 persone. Quindi ti consiglio di dire cazzate. No, l'appuntamento era alle 23.30, però abbiamo seguito con grande emozione i rigori di Villarreal Manchester United, allora non mi sembrava carino disturbarti durante i rigori, so che... Non volevi perderti quei 4-5 click a chiappagrano. Non volevo, assolutamente no, li stavo seguendo in diretta, ma dico, siccome so che tu sei un grande appassionato di calcio internazionale e c'era impegnata una squadra della Liga... E so che tu comunque la Liga la segui, l'hai sempre seguita volentieri, probabilmente negli ultimi anni. Sono da sempre un grande appassionato, l'ho sempre seguita, purtroppo non l'ho mai raggiunta, l'ho sempre solo seguita, sì. Perfetto, no, grazie tanto Fabrizio, sia per l'orario sia per la disponibilità, ma Fabrizio, oltre che essere un grande collega, non dimentichiamoci che abbiamo l'onore di avere, che numero sei adesso tra i giornalisti migliori d'Italia? Non lo so. No. Ma cosa sei, sesto o settimo? Sesto, settimo. Vabbè, però insomma, sei in zona Europa League, diciamo. Io devo dirti una cosa, la chat del mio canale Twitch è composta da persone veramente per bene, molto carine, molto educate, tifano tutte le squadre, ci sono tantissimi interisti anche, e quindi devo dire che si meritano di avere insomma un ospite di un certo livello come Fabrizio Biasini. Poi loro ti fanno un sacco di domande, io le non sei mai stato così gentile con me. Vabbè, cosa devo fare? Mi adeguo anch'io all'educazione. No, dicevo. Una volta che ti sento così gentile, bravo. Grazie. No, ti volevo dire, ci sono un po' di domande, ti volevo introdurre il fatto che ci sono delle domande serie, poi oggi è stata una giornata, diciamo, leggermente importante. Tra la certezza e l'addio di Donnarumma, l'addio clamoroso di Conte, l'addio di Paratici, stasera è arrivato l'annuncio anche di Zidane, dopo parleremo di calcio. Però ci sono alcune domande un po' diverse, per esempio Maynorn chiede, da grande competente qual è? Lei preferisce, devi scegliere per forza, non puoi dribblare, la Goitom, la Di Bartolomeo, la Tozzi o Vandanara? No. Hanno risposto tutti, eh. Ha risposto persino Monblano a sta domanda. Ti dico solo questo, che Monblano è la Liga, insomma. Scusami, Cristiano. Amore, mi chiedo se preferisco una o l'altra tra diciamo le ragazze che sono in trasmissione. Posso rispondere a questa domanda o ti offendi? Chi sono? Dille che siamo in diretta, però. La Goitom, la Di Bartolomeo, la Tozzi. Tozzi. O Vandanara, non so perché l'hanno messa dentro. O Vandanara, scegli tu. Vandanara scegli. Vabbè, ma non puoi, cioè ho capito, io posso capire tutto. Posso capire che sei fidanzato, che hai anche il gatto, però c'è un limite a tutto. A me è una scelta. Sono appena tornato a casa, prendere invece di salutarla. Sono al telefono, la prima risposta che do è Vandanara. Va bene, allora facciamo così, poi ripartiamo anche con le domande simpatiche dei nostri abbonati. Intanto il Villarreal della Conference League è passato a testa di serie in Champions League, giusto? Il Villarreal sarà testa di serie numero 1 e speriamo che lo peschi in Milan nel suo girone. Fabrizio, da 1 a 10, quanto sei rimasto stupito dell'epilogo della vicenda Conte? Allora,
Ti dico la verità, è andata via la linea. 5. Aspetta, su ti dico la verità, è andata via la linea. No, ma sei andato in cantina per parlare della Goicon? No, no, non ti sei sentito, Fabrizio. Io mi sono fermato a ti dico la verità. Adesso sì, ma prima mi sono fermato a ti dico la verità. Ah, ok. Comunque è 5. Se mi chiedi da sì, sì, sì. 5 e ti motivo anche perché. Secondo me sapevo che la situazione era abbastanza complicata. Mi immaginavo però che alla fine si riuscisse a trovare un accordo. E invece il fatto che alla fine Conte abbia deciso di non venire incontro alla società e viceversa mi ha un po' stupito, diciamo che pensavo che prevalesse il buon senso, cosa che non è accaduta, e quindi sapevo che c'erano dei problemi, ma immaginavo che alla fine si trovasse una soluzione. La gente si domanda, e devo dire che io ho provato a spiegarlo, ma evidentemente non sono riuscito a spiegarlo bene, perché Conte, perché il messaggio che passa è Conte si dimette, quindi Conte se ne va, ma gli danno 7 milioni e mezzo. Questo è il messaggio che passa. Perché? Sì. Beh, allora, ci sono una serie di motivazioni. La prima è legata al fatto che, diciamo, questa cifra contempla una clausola in qualche maniera, cioè una clausola per cui Antonio Conte non potrà andare in una club di Serie A nella prossima stagione. Dovesse fare una scelta del genere, allora la clausola verrebbe meno, o comunque dovrebbe essere ritrattata, e questa è una motivazione. La seconda, secondo me, è legata al contratto che ha firmato ormai 2 anni fa con l'Inter, cioè in questo contratto erano contemplate delle scelte che la società avrebbe dovuto fare per migliorare il club anno dopo anno. Rispetto a questa cosa l'Inter sa perfettamente che un allenatore come Antonio Conte in assenza di buon'uscita sarebbe finito per tribunali, e vista come è andata con il Chelsea nella sua precedente esperienza, probabilmente ha preferito accordare questa buon'uscita, che francamente devo dire anche a me ha sorpreso, perché io posso capire se si arriva a trattare una cifra, definiamola normale, in questo specifico caso parliamo di metà dell'ingaggio della prossima stagione, quindi sono rimasto un po' sorpreso anch'io. Intanto Fabrizio, c'è una domanda di un nostro amico che dice: secondo te chi sarà il prossimo allenatore dell'Inter? Ma mentre te la faccio ti do anche una notizia, non so se lo sai, probabilmente sì. Simone Inzaghi ha rinnovato fino al 2024 con la Lazio. Perfetto. Quindi credo che sia uscita veramente pochissimi istanti fa questa notizia di Simone Inzaghi, però direi che a questo punto lo toglie dalla corsa agli allenatori dell'Inter. Il suo allenatore, quindi diciamo che a questo punto resta viva la speranza Allegri, anche se rimane una posizione molto complicata, e per il resto io faccio un passo indietro, perché secondo me l'interesse di Marotta è arrivare a un tecnico come Allegri che però, ripeto, ha più di un'opzione, e quindi io sull'alternativa francamente faccio un passo indietro. Io, Fabrizio, sai che da anni ti do notizie, anche se tu non lo ammetti mai. Nel mese dello scorso novembre feci un video su Cristiano Ronaldo TV, che puoi tranquillamente trovarlo, in cui dissi che a fine anno ci sarebbe stato in ogni caso un divorzio tra l'Inter e Conte, anche in caso di scudetto, e che Marotta aveva già un accordo con Allegri. Diciamo che tutto quello che sta accadendo sta virando verso questa situazione. Che l'obiettivo di Allegri fosse e in qualche modo sia il Real Madrid non c'è ombra di dubbio, ma tra l'altro la notizia di stasera è che hanno rescisso Florentino Perez e Zidane, apro e chiudo parentesi, Zidane prende esattamente gli stessi soldi che prende Conte, 7 milioni e mezzo come indennizzo per andare via, però in questo momento a Madrid il favorito numero uno è Raúl, che lascerebbe dunque il Real Madrid Castiglia per essere promosso nella prima squadra. Oltre il 60% dei tifosi del Real vuole Raul. Sai che Florentino in questo momento deve dare retta, per tanti motivi anche politici, ai tifosi del Real Madrid, e quindi io penso che non ci sia più l'alternativa Real per Allegri. Per questo
possiamo dire che è molto, 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 molto probabile Allegri all'Inter. E con Zidane alla Juve, però, tu mi stai dicendo a questo punto? È una possibilità molto concreta. I dubbi di Zidane erano Juve o Francia, ma per la Francia bisognerebbe aspettare molto, e se Zidane ha firmato stasera la rescissione è perché ha fretta, altrimenti avrebbe potuto prendersi tutti i soldi e tutto il tempo che voleva, e sarebbe stato Florentino ad avere fretta, viceversa, e perché doveva aspettare la fine dell'europeo, no? Invece così... perfetto. No, perché capisci, Zidane, lui ha altri 14 da prendere dal Real Madrid. Ogni giorno che passa sono dei soldi in più. E se lui deve aspettare fine luglio, che fretta ha di liberarsi adesso? Se si è liberato adesso, forse perché... perché è una panchina pronta, perché c'è... Sì. Ma esatto, ecco, l'altra domanda che ti volevo fare è questa. Conte rescinde, prende i soldi. Se fosse stato Gattuso, che per esempio al Milan in altre occasioni precedenti aveva lasciato i soldi sul banco, avrei detto non ha un'altra squadra. Però che Conte vada via dall'Inter senza già un'altra squadra, perché comunque lui alla fine rinuncia a 5 milioni, no? Se avesse allenato avrebbe preso 12, quindi lui sta rinunciando a 5 in ogni caso. Secondo te rinuncia senza una squadra? Dici più Inghilterra o Parigi? Ma Parigi tendenzialmente lo escluderei, non vorrei sbagliare, ma lo escluderei. Forse in Inghilterra qualche piazza pronta ad accoglierlo la trova, invece là dove ha già fatto molto bene al Chelsea. Ti faccio le ultime due domande. Guarda, ci sono tantissime domande ai nostri amici da casa, però non ti voglio rompere le balle. Ma no, non è che le domande si incassano. Io non faccio come altri canali che fanno pagare quelli che fanno le domande, eh. È tutto gratis, uno basta che... hai altri stratagemmi. No, no, lo faccio perché mi fa piacere farlo, sai, come dici tu, non ho un cazzo da fare, ho del tempo da buttare, e quindi esatto. No, uno ti chiede che gatto hai, una domanda di mercato. L'europeo sarebbe... Io non capisco una cosa, adesso me lo spieghi tu, ma questo me lo devi spiegare. Sì. Perché il cane è il bastardino e il gatto è l'europeo? Io lo voglio sapere questo. Questa è un'ottima domanda. No, è un'ingiustizia. So soltanto che è uguale a un miliardo di altri gatti nel mondo, ma io la piccola Frida la riconoscerei in mezzo a tutti gli altri. Perfetto, con un bel kiss. Con un bel kiss se ne Frida. Live Lamps ti chiede viva la Frida, questo lo puoi dire in casa, viva la Frida lo puoi dire in casa. Domanda per Biasin, eppure io vi garantisco che da giovane Biasin vede il futuro dell'Inter come quello del Milan, con a capo un fondo, la famiglia Zan, nonostante le difficoltà continua a impegnarsi nel club, ti chiede Live Lamps. Devo dire che sicuramente avrei visto il video che avevo dedicato a questa cosa, cioè sul fatto che l'Inter avesse intrapreso... Ma io passo la mia giornata a vedere i tuoi video, tutti, bravo. Tutti i momenti. Bravo, che avevo detto proprio, ho spiegato proprio il perché di questa cosa in questo video, che tra l'altro adesso ti linko sotto nella chat così lo puoi vedere. Ti chiedo l'ultima, secondo te, siccome ci sono tanti tifosi dell'Inter che ci seguono, così, proprio sì o no, l'Inter l'anno prossimo sarà ridimensionata al di là della scelta dell'allenatore, cioè ci saranno delle partenze importanti? Allora, un giocatore partirà di sicuro, questo magari anche due, questo non significa che l'Inter sarà più debole, secondo me, per cui no, secondo me non sarà ridimensionata. Il giocatore può essere Lautaro? Intanto mi dicono che in diretta a questo stadio Pasquale Guarro sta dicendo che si stanno intensificando i contatti tra Allegri e Marotta. È chiaro che quando Allegri, cioè se Allegri va all'Inter, Fabrizio,
quando 2 mesi fa ha dichiarato l'anno prossimo torno ad allenare, era perché già sapeva dell'Inter. Siamo d'accordo su questo, non è che stanno facendo oggi, no? Già sapeva dell'Inter. So che lui aveva anche un preaccordo con il Napoli, che era la sua alternativa fino a qualche giorno fa al Real. Però il suo agente, definiamolo così, Branchini, tendenzialmente stava temporeggiando. Branchini è una vecchia volpe, tu lo sai molto, certo, meglio di me. Perché stava aspettando che probabilmente arrivasse qualche pesce più grosso, anche perché De Laurentiis più di tanti soldi non te li dà mai. Ti posso chiedere l'ultima cosa? Io in queste ore sono stato insultato tanto quanto te, infatti penso di essere salito nella classifica per Donnarumma. Per Donnarumma, perché ho detto che è ora di smetterla di pensare, ma veramente una volta per tutti, ai giocatori bandiera, ai simboli. Questi sono professionisti. E Donnarumma è stato per il Milan un eccellente professionista, che dai 16 ai 22 anni ha fatto 250 partite, tutte o quasi tutte a buon livello. Quest'anno ha dato una mano determinante al Milan andare in Champions League, è stato leader in campo a 22 anni, capitano fino al 93esimo minuto. Il Milan non gli ha rinnovato il contratto prima, cosa che avrebbe permesso al Milan di incassare dei soldi e non farlo partire a zero, e lui alla fine va a prendere i soldi che vuole e a giocare in un club che ti dà maggiori garanzie di partecipare alla Champions League. Quindi ha fatto il professionista e gli ho fatto l'in bocca al lupo e l'ho ringraziato su Cristiano Rui TV. Apriti cielo, me ne andate di tutti i colori. Qual è la tua posizione? Sono d'accordo con te fino a un certo punto. Secondo me è tutto giusto, ma lui aveva il dovere di essere un filo più chiaro. Cioè il fatto che lui abbia temporeggiato per così tanto tempo, lasciando tutti quanti in attesa, nella speranza che ne rinnovasse, per poi invece alla fine andare dall'altra parte, ha un po' macchiato la sua esperienza. Secondo me era assolutamente comprensibile da parte sua anche voler andare da un'altra parte, doveva essere più coraggioso e più chiaro con tutti quanti. Ti faccio una domanda, Fabrizio, questa è la narrazione che abbiamo avuto tutti della vicenda Donnarumma, ma secondo te il Milan Maignan l'ha preso la settimana scorsa o l'aveva già bloccato da un po' di tempo? Ma sicuramente questo, perché io penso che Donnarumma alla società avesse detto tempo fa che la sua linea sotto la quale non voleva scendere, non gliel'ha detto lui ovviamente, gliel'ha detto Raiola, erano i famosi 10 milioni. E preso atto di questo, anche 12. La linea erano 10, non ho detto che lui voleva 10, la linea era 10. E ho detto sempre che lui 10 dal Milan li avrebbe accettati, 10 dal Milan. Saputo questo, il Milan si è mosso per prendere un altro portiere, quindi non c'è un non detto, non c'è un non detto. Poi i tifosi possono dire, ma il Milan doveva restare anche a 6 milioni, anche Biasin potrebbe scrivere al Corriere dei Piccoli per 50 centesimi. Vengo a piedi anche dove sei tu adesso, probabilmente nel Mediterraneo. In che zona del mondo sei? No, ma io sono sempre qua a casa mia, in Andalusia. Perfetto. Vabbè, ma è anche comodo, c'è tanta gente che in questi giorni la fa a nuoto per molto meno di 6 milioni, te lo posso garantire. Non so se stai seguendo le notizie di cronaca. Da questa è una zona privilegiata per la Liga, per osservare la Liga, no? Essendo in Spagna, quest'anno c'erano tantissime squadre. Sì, le partite della Liga sono da sempre molto molto accese, e soprattutto i turni serali sono Grazie Fabrizio, grazie. Ti salutano tutti gli amici della chat, che sono veramente tantissimi. Vuoi restare ancora mezz'ora o vuoi andare via? Guarda, andrei a cenare, visto che è mezzanotte e non ho ancora mangiato. Ah, io ho la merenda adesso, tra poco, la merenda. Molto bene, mi fa piacere. Ti ringrazio, ti saluto, e quando vuoi avere delle notizie mi dai un po' più di telefono come al solito, oppure segui Cristiano Rui TV. Ciao, grazie Fabio, grazie, buonanotte, ciao. Grazie a Fabrizio Biasin, che ci ha dato insomma un punto di vista molto importante su questi giorni. Non gli ho chiesto di Paratici, porca miseria, gli volevo chiedere anche di Fabio Paratici, e mi è passato via perché c'è stata anche questa notizia. Anche qua
noi di Cristiano Lu TV avevamo battuto tutti sul tempo, dando l'addio di Paratici a fine anno, ormai nel mese di ottobre scorso. Leggiamo ancora qualche messaggio, arriviamo fino a mezzanotte e mezza, perché è una serata eccezionale stasera, quindi ancora 14 minuti di spinta. Secondo voi dove è andato Donnarumma? Te lo dico io, Danza 90 alla Juventus. Secondo me, no, Crisei sta parlando con Cecilia Nedda, ma non ha seguito il flow. Fabrizio, Serse Cosmi prende sempre più quota. No, Crisei, non diciamo cavolate. Vediamo un po', un'Europa League diversa dove si giocava solo quelle, senza campionato, senza andata e ritorno, giocavano ogni tre giorni, si sarebbero lamentati, abbiamo visioni diverse, questo è anche vero, pari dell'Inter che l'anno scorso è arrivato in finale di Europa League. Top Calcio dicono clamoroso, Aurelio De Laurentiis stenta il colpo Conte, ci può provare, sicuramente ci può provare, visto che non ha ancora fatto firmare Spalletti, anche se lo vedo veramente molto male Conte con De Laurentiis, intanto dal punto di vista economico contrattuale. E poi nelle scelte di mercato, nei rapporti, eccetera, eccetera. Se c'era Nede che siano pieni di soldi di Liga, in realtà sono qua senza soldi col cane. Buonasera De Pesca 97, ti sei perso una serata incredibile, i rigori dell'Europa League, le notizie di mercato in diretta, perché abbiamo dato in diretta la rescissione di Zinedine Zidane, il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi con la Lazio, che sono due tasselli fondamentali nel puzzle degli allenatori. Perché sia il rinnovo di Simone Inzaghi toglie Simone Inzaghi dai papabili per l'Inter, e io credo che in questo momento sia di grande attualità e di grande possibilità lo scenario di una reunion tra Marotta e Allegri all'Inter, anche perché non dimentichiamoci che Allegri, a differenza di Conte, sulla rosa, sulle scelte strategiche ha molte, molte meno pretese. Il Densa gli chiede cosa ne pensi di Giroud. Che ti devo dire? Milan ha Ibra che ha 40 anni e fa il centravanti titolare del Milan. Abbiamo detto mandiamo via Mandzukic che non è in condizione, ne ha 35, e prendiamo Giroud che ne ha 35. Non so cosa dirti. Poi i tifosi Milan sono contenti. Sta settimana perdiamo Donnarumma di 22. Abbiamo rinnovato uno solo, Ibra c'ha 40, prendiamo giù 35. Abbiamo preso il portiere, per carità. Ma Cristiano, ma questo Milan come può dare continuità anche il prossimo anno? Bisogna, come ha detto Maldini, essere creativi, farsi venire idee, e con queste idee farsi riprestare Brian Diaz, fare delle cose tipo queste qua, perché altrimenti se non ci sono soldi e se la politica è quella di continuare a mantenere il monte ingaggi bassi è difficile. Giroud, segnale di Leao, appunto, Maynor, mai giocato in Italia, tra l'altro, arriva in Italia a giocare, cioè Mandzukic era comunque abituato al campionato italiano, Giroud zero. Volevo fare però, prima di salutarci, l'ultimo sondaggio, ci tenevo davvero tantissimo, perché voglio vedere che cosa ne pensate voi, che non gli ho chiesto neanche di Cardi a Biasini, è vero, e che cosa ne pensate voi di Donnarumma, e vi chiedo: considerate Gigio Donnarumma un traditore, sì o no? Sapete già cosa voto io, ovviamente, ma voglio sapere la vostra risposta. Considerate Gigio Donnarumma un traditore, sì oppure no? Porfirio Gento, Cristiano, quando arriva Vanda a Milano? Presto, secondo me presto. Secondo te Calabria doveva essere tra i convocati dell'Europeo? Sì, Cerve, ma lui ha avuto quell'infortunio che ha un po' complicato i piani, secondo me, anche di Mancini. La fortuna dell'Inter è avere Marotta, è vero, assolutamente sì. Danza 90, segui il Monza? In realtà no, sono andato a vedere soltanto una partita, quella con il Lecce, vinta poco fa, che sembrava addirittura poter far presagire una promozione diretta, che poi non si è concretizzata. Chi farà partire la Juve in questo mercato? Ci sono già dei giocatori certi che partiranno? Non lo so, dipenderà molto anche dalla scelta tecnica che sarà fatta. Il portiere ne ha 25, 3 anni mica sono una tragedia, non è vero, sentato. Però dico, tra i giocatori in scadenza non abbiamo rinnovato Donnarumma che ne ha 22, ne abbiamo rinnovato uno che ha 40. Prendiamo Giroud che ne ha 35, mi sembra una gran roba. Mkhitaryan lo prenderesti? Sì, mi piace. Tonali non verrà riscattato? No, Supermatti verrà riscattato. Tonali verrà riscattato. Il Milan sta provando a farsi scontare qualcosa dal Brescia, perché dei 25 milioni che mancano per il riscatto, 15 sono fissi.
10 sono legati invece al bonus, ai bonus stagionali e tonali, insomma, bonus personali di squadra. Quindi vediamo se Milan riesce a farsi scontare qualcosa da Brescia. Cosa farà Allegri? Dice Lord, secondo me va all'Inter. Percentuali sui Icardi e De Paul, saremo da scudetto? Certo, saranno due grandissimi rinforzi. Secondo me Icardi è più facile di De Paul. Però qua, ragazzi, questi ci vogliono i soldi per comprarli. Giroud va bene come terza punta, altrimenti male male, giusto, se c'era Nedved. Ho sentito che Giroud prenderà il posto di Mandzukic, ma arriverà un'altra punta, speriamo. Buffon verso il Monza, buon per lui. Maynor, no, questa settimana abbiamo preso il portiere campione di Francia, vero, vero, l'abbiamo detto. Il sondaggio intanto è attivo, avete 3 minuti per votare e poi ci dobbiamo anche salutare. Tra poco la nazionale norvegese torna lì a Malaga. New su Holland, ah, è vero che fanno il ritiro qua, e allora me la vado a vedere, bravissimo. No, Talecir, bravo, bravo, bravissimo. Non ero dimenticato che torna qua a Malaga il ritiro nazionale norvegese, bravo, certo che me la vado a vedere. Che cammino farà l'Italia all'Europeo? Gigi risentirà psicologicamente le voci di mercato qualora non avesse ancora firmato con altre squadre prima dell'Europeo. Con 4 anni fece l'Europeo Under 21, no, vedrai che firmerà prima di andare all'Europeo, questo l'abbiamo sempre detto, perché non credo proprio che lui arrivi al primo di luglio senza un contratto. Nella comunicazione sì, nel contesto generale del calcio di oggi giorno no. Che cosa? La Eblamps? L'unico traditore Leonardo, da lì ho smesso di credere alle bandiere, Maldini forever. Bravo, Crisai, sei molto lucido. Galliani e Berlusconi ormai sono bolliti, hanno speso 20 milioni per fare la squadra in Serie B, manco sono tornati in Serie A. Eh sì, non è stata una grande operazione, certo. Mercato a zero, abbiamo un budget. Il budget te lo crei dalle cessioni, purtroppo, Daniel. Conoscendo Cellino dubito che Brescia faccia sconti, infatti non farà sconti per niente. Chi prendresti come attaccante per il Milan? L'ho detto prima, Icardi. Mamma mia, Tonali quando scende in campo mi sembra che stia andando al patibolo, lo so, però lo dico sempre, ha 20 anni, dobbiamo aspettarlo. Crisai, ma la maglietta mi arriva, Cristiano? Certo che la maglietta ti arriva, Crisai, devi aspettare che io fisicamente ritorni in Svizzera, perché ho lì tutto il magazzino delle magliette e meglio non farci mettere mani a mia moglie. Se vuoi parlare con loro di Liga, a Malaga ci sono quei due fili intellettuali di Teo Castiglieco, esatto, perfetto, carina questa. Chris, potrebbe essere che da questo venerdì potrei chiamare anche Musmara, che il compleanno è quasi vicino, e chiamiamolo il compleanno, per il compleanno Musmara, facciamo un bel collegamentino, hai ragione, gli facciamo anche gli auguri. Che cammino farà l'Italia e l'Europeo? Ah, se c'era Ned, non lo so, se lo sapessi te lo dissi. Parlavo sul sondaggio di Donnarumma, ok, perfetto, adesso vediamo qual è il risultato del sondaggio. Che fine ha fatto Renata Teixeira? Non lo so dove è andata a vivere, credo che adesso si occupi di medicina. Donnarumma non è un traditore ma un vergognoso professionista, un uomo piccolo piccolo piccolo, dice The Wolf of Milan. Questo è il tuo parere, ma comunque votate nel sondaggio. Io vi ricordo, molto importante, che stasera abbiamo seguito le emozioni dell'Europa League. La prossima diretta sarà alle 23 di sabato, dopo la finale di Champions League tra City e Chelsea, e vedremo se anche quella andrà ai supplementari rigori, li vivremo naturalmente qua insieme. Non vi ho ricordato, sondaggio concluso, per l'81% di voi Donnarumma è un traditore, 19% non è un traditore, e io questa volta sto, come dice Pompilio, dalla parte del torto. A proposito di Pompilio, cioè dalla parte di no, poi Pompilio, voglio proprio sapere come sta vivendo questi giorni con Conte, che è andato via dall'Inter, e chi spera, siccome lui spera che sia Conte ad andare a allenare la Juve, anche se secondo me è impossibile. Comunque glielo andrò a chiedere, perché tra poco ritorno in zona e lui sarà sicuramente in uno dei centri dentali Zanardi, lì intrufolato, e glielo andrò a chiedere direttamente lì a lui. Mignan, no, un anno con 13 lune, dovranno fare le palle, perdiamo un grande giocatore. Crida lunedì riapre un ristorante all'interno, prenota al Gabbani? Beh, non va bene prenotare al Gabbani, ma perché dobbiamo stare all'interno al Gabbani? Non possiamo stare nei tavolini niente quelli fuori, che prendiamo un po' d'aria, ma devi aspettare che io ritorni a Lugano. Poi ci sentiamo naturalmente, caro mio Maynorn, via chat. A proposito di chat, vi ricordo che se volete farvi regalare le magliette ufficiali di Cristiano Rui TV, dovete fare la foto con il vostro nickname e il saldo dei CRTV Points dopo il sondaggio di questa sera, e mandarmelo sulla mia pagina ufficiale Facebook, Cristiano Rui Official. Io i primi 3 entro la diretta di sabato, quindi entro l'inizio della diretta di sabato, i primi 3 come punteggio che mi manderanno il
la foto su Cristiano Ruiro Official, li premierò inviandogli una maglietta ufficiale di Cristiano Ruiro TV. Allora Easy, nel giro di poche settimane sei passato da 15-20 persone a seguirti in diretta a oltre 150 live, te lo meriti per i contenuti e l'intrattenimento che porti, grazie. Allora Easy, sei troppo gentile. Daniel, il tuo pronostico per sabato, io ti dico, ho azzeccato questo, dicevo di Real, ti dico che vince il City di Guardiola, secondo me. Ho già pronto il video del compleanno per Alfie, perfetto. Maria, ci dai qualche spoiler sul mercato, qualcosa di certo? Anzi, vi ho detto, secondo me, allora, ve lo dico, siete pronti a prendere carta e penna? Quello che vi dico io è, parliamo di allenatori. Napoli, Spalletti. Juve, Zidane. Real Madrid, Raul. Barcellona, Xavi. Inter, Allegri. L'unico che non so dove va è Conte. Più di così che vi devo dire. Se non la vince la finale Guardiola, poi voglio vedere che dicono la Bobo TV. Vedremo, per filogenito. Pompilio spera che torni Lippi con tutta la triade. Questa è buona, dai, bravo. Che incontra un po' le nelle prossime anni in Italia. C'è una clausola nell'accordo di risoluzione. Infatti io non ho parlato di Conte in Italia. Adani va in depressione se Guardiola non vince la Champions. Fa i suoi. Abbonatevi per finanziare il nuovo attaccante del Milan, bravo, abbonatevi a Cristiano Ruiro TV che fa sempre bene. A Sky dicono che l'Inter è troppo indietro per Allegri ormai, ma sai, se Sky avessero saputo tutto ci avrebbero detto di Donnarumma che era sicuro alla Juve, di Maignan, di Conte via e bla bla bla, e anche loro non lo sanno neanche loro. In chat privata, sì, me lo dovete mandare come messaggio The Wolf of Milan, come messaggio privato su Cristiano Ruiro Official, la foto nel tuo caso del Wolf of Milan e il saldo dei CRTV Points, mandatemeli e i primi tre classificati entro abbonati entro sabato alle ore 23 saranno premiati con una maglia ufficiale di Cristiano Ruiro TV. Dovete farmi vedere che avete accanto al vostro nickname anche il simbolino degli abbonati, per esempio se c'è Nelle non vale. Conte Manchester United ci sta. Dirà che l'idea di gioco è più importante del risultato. Questo potrei parlare di Adani, credo. Schermo nero, no, saltato tutto. E allora è arrivato il momento di finire. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao, ciao.